Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo breve video presentazione del gioco che andrà a sostituire DuckTales Remastered, della serie che abbiamo da poco concluso. E il gioco in questione è Dust the Elysian Tale e è un gioco del 2012, precisamente il 15 agosto è uscito, della Microsoft Studios. È un gioco che all'inizio era improntato soltanto sulla piattaforma Xbox 360, invece grazie a dei premi che ha vinto sempre con la Microsoft, ha preso un posto nell'Xbox Arcade e quindi è passato anche su PC. Adesso è disponibile anche su Steam. È un gioco che praticamente si dice che nerdandolo, completando tutte le missioni, ci vogliono all'incirca 13 ore di gioco. Parliamo di un gioco arcade bidimensionale, è un platform quindi sempre per lungo. E parliamo appunto di questa volpe chiamata Dust, che è una volpe grigia, vestita da ninja in pratica, che ha perso la memoria, non sa neanche lui chi è all'inizio del gioco, e si ritrova con questa spada parlante che gli darà dei consigli per poter ritrovare la memoria. E piano piano andando avanti nel gioco si sbloccheranno delle abilità e delle combinazioni nuove. Il gioco, oltre ad essere un platform, comunque ha anche delle serie di crafting, oppure di modelli, moduli da trovare, segreti da scoprire, casse da aprire, chiavi da farmare, boss da sconfiggere. Insieme a noi per tutta l'avventura ci sarà una piccola fatina a forma di volpe molto rompiscatole che non è altro che il guardiano della spada e integrerà le sue abilità sia di sesto senso che di abilità magiche per potenziare le nostre mosse, le nostre combo e portarci avanti nella nostra avventura. È un gioco molto veloce, quindi presumo che le puntate saranno abbastanza rapide. 13 ore di gioco ci vorrà del tempo, però nel senso saranno tutte puntate comunque, spero da 10 minuti, non di più. Cercherò di mantenermi abbastanza stretto, quindi spero che la serie vi piaccia, spero che il gioco vi piaccia e se lo volete seguitemi e se volete il gioco sta adesso su Steam. Grazie a tutti e spero a presto.